Salve ragazzi, qui del 38, come va che si dice? Oh, siamo su Looney Tunes World of Mine, oh, come si chiama? Intanto, se sentite rumori, è normale che mi sono svegliato praticamente non da pochissimo. Allora, che si dice di bello? Questo gioco non l'ho mai portato, lo so, non l'ho mai portato e onestamente avevo voglia di portarlo. Sì, perché ci sono un sacco di novità. Sì, se avete visto appena LeBron James, avete appena visto. Intanto guadagniamo un po' di cose. Sì, stiamo a recuperare un botto di cose, di contenuti. Oggi abbiamo un evento importantissimo da fare. Come state vedendo voi stessi qua, c'è Lola Bunny. Sì, ci sta l'evento per sbloccare la squadra dei Looney Tunes del film di Space Jam 2. Allora, questo gioco come funziona? Parte Looney Tunes, quindi già questo è fantastico, cioè questo gioco io lo volevo portare tanto tempo fa, solo che non l'ho mai portato perché poi non sono il tipo che porta capitoli di questo tipo, insomma, sapete, i giochi mobile non sono il tipo che si mette a portare sul canale, cioè alcune cose sì, alcune cose no, dipende dalle circostanze. In questo caso dovrei fatemi vedere, questo sì, completato. Ok, a posto. Mo sì, sto andando con ordine. Ah, eccolo qua. E non me l'aveva caricato. Prendi. Grandissimo. Oh, abbiamo sbloccato un personaggio. Ma lo sentite il gioco? Sì, sono io che l'avevo un po' abbassato. Alziamolo un po'. Potenziamolo. Sì, io ho già molte cose qui di, come posso dire, di materiali, soldi, cose per potenziare i personaggi. Quindi sì, faccio schifo. Dovrei livellare tecnicamente il personaggio che avete appena visto. Infatti, guardate qua. Questi sono i personaggi. Le progime se posso. Wow, no, potenzia subito. Oh, aumenta drasticamente il suo. Sì, va benissimo così. Sì, ho le Pro Gems, Bugs Bunny, tutti i personaggi. Questi sono i miei preferiti che ho messo da sbloccare. 1, 2, 3, 4 e 5. Marvin Marziano, Taz, Penelope, le due versioni di Penelope. E Lola Bunny la devo ancora sbloccare. Ah sì, e poi c'è la versione di Lola Bunny. Diciamo quello là dei Looney Tunes da show da Looney Tunes Show, scusatemi. Poi gli altri, questi qua ce li ho già. Eccoli qua, vedete alcuni potenziati, 3 stelle. Mo noterete i colori, vedete blu, verde, verde scuro, verde chiaro. Questi sopra, ad esempio, blu scuro. Più si arriva su quel blu, vuol dire che più li stai potenziando. Infatti, mi sembra che si dovrebbe arrivare fino al rosso per fare proprio il colore del livello più alto di potenziamento. Sì, perché ogni personaggio ha il suo potenziamento, ogni personaggio ha le sue caratteristiche. Per esempio, evoluzione. Io sono a livello 10, si porta fino al livello scusatemi, Madonna, qua si può livellare veramente così tanto? Azza. Ah, ecco, ok. Ah, ok, vedete? Ah, perché, eh sì, perché io sto livellando man mano, sto sbloccando tutti questi contenuti tramite il mio livello, sono a livello 40. Ah, quindi. Ah, interessante. Vedete, questo ancora devo sbloccare, sono a livello 40. Infatti qua mi dice, vedete, per arrivarci qua. Ah, quindi il 45 forse è il livello massimo di gaming. Ci può stare? Comunque c'è tanta roba da potenziare, insomma. Lasciate fare. Potrei anche livellarlo. Forse potrei, posso. Però non può. Cioè, lui sì. Sono indeciso se fare lui o lui. A sto punto potenzio lui. Vedi, almeno dal 34 porto a 36. Forse è la cosa migliore. Ecco qua. Sì, perché lui è un po' più forte di quest'altro Bugs Bunny. Vediamo però, sto guardando un po', raga. Allora, però c'è un'altra cosa. Vedete quanti personaggi sono?
Alcuni sono ripetitivi. Perché sono ripetitivi? Perché sono basati a zone dei Looney Tunes, versione forestale, versione contadina, versione cittadina, cinematografica, e mo li vediamo. Intanto apriamo la cassa. Oh, bello. Intanto selezioniamo l'altra cassa, ecco qua, cittadina, mettiamo loro per difenderlo. Intanto stiamo ottenendo missioni, quindi dai, dai. Sì, è così il gioco funziona. Fai tutte le cose che il gioco ti chiede di te e ti propone di fare. Sblocchiamo. Ok, sì. Per fortuna io questo gioco non lo portai perché l'avevo preso, sbloccato tanto tempo fa, quando, come posso dire, quando era uscito, era bello fresco. Ma aveva veramente pochi contenuti e veramente era pieno di transazioni. Adesso, bene o male, non lo è più. Andiamo al torneo, arena. Selezioniamo la squadra che deve combattere. Sì, avete visto come sto facendo. Ecco, finalmente. Ora posso fare quello che voglio. Oh, questo è il mondo. Vedete, questa è la zona forestale. Questo, quello cittadino, ma quello cittadino tipo, diciamo quello più poliziesco, quello là un po' più sul vintage. Questo spaziale, quindi personaggi anche alieni e quant'altro, personaggi che sono dedicati anche a episodi nello spazio. Questo cinematografico, infatti, LeBron James, Bugs Bunny dei Looney Tunes di Space Jam. Infatti, spero che di Space Jam 2, ovviamente. Spero che ci saranno le versioni di Space Jam 1. Oltre a questo, abbiamo la città normale. Ecco qua quella contadina che vi avevo detto prima. Oddio, devo sbloccargli una casa. Guarda com'è tutto contento lui. E lo mettiamo qua. Boom. Poi abbiamo qui. Oh, eccolo qua. Questo invece è quello western, è vero, perché ci sta anche qui il coyote, bip bip. Ah, e quella invernale. Poi giustamente non ci dimentichiamo che ci sta quella la fantasy, quindi opere, cose horror, fantasmi. Ah, il diavolo della Tasmania, citazione per la serie TV di Taz. Ah, giusto, non ci dimentichiamo che stanno facendo cose nuove. Infatti, se io mi sposto qui, sta in fase di progettazione una nuova mappa che non so che cos'è. E qui è completamente vuoto perché anche qua stanno facendo qualcosa. Quindi, man mano aggiorno il gioco. Prima non c'era quasi niente di tutta sta roba un tempo. Quindi, ecco perché non l'ho voluto più, non l'ho voluto portare. Intanto, raccogliamo cose. Sì, mo vedete come funziona il gioco. Io cerco sempre di sbloccare più cose possibili di contenuti, o comunque cerco di livellare i personaggi al massimo, perché il gioco poi alla fin fine è molto semplice, tende palesemente a fare i combattimenti a turno, ma lo vedrete. Intanto LeBron James guadagniamo molti, ci servono raga, molti soldi, ci servono un sacco di soldi. Per avere queste missioni, per avere dei potenziamenti, possiamo anche livellare, diciamo, le loro strutture, li potenziamo e quant'altro. Però per il momento siamo messi bene. Sì, perché mo non mi metto assolutamente a potenziare questo. Mo, se voi vedete, sto sbloccando cose, quindi raccogliamo questo. Raccogliamo questo, vedete, sto a livello, sto facendo un sacco di missioni. No, già questo l'avevo fatto. Mi manca qualcosa. Ah, ecco. Allora, giusto. Tengo questi da fare. Giusto, giù. Wow, bellissimo. Se non lo posso fare, peccato. LeBron James. Abbiamo. Sapete che posso fare questo? Vedete, qua posso fare due giri slot. Vediamo chi abbiamo sbloccato. Lola Bunny. Pochi punti, ovviamente. Ce li togliamo. Oh, che bello, abbiamo potenziato un altro personaggio.
Che bello, vediamo cosa ci dai qua. Oh, bello. Ok. Onestamente, come state notando, stiamo potenziando i personaggi. Lo so, il gioco funziona così. Ma ad esempio, posso potenziare lei. Seconda stella, passiamo alla terza stella, quindi è livellato. Fuori uno. Mo, se voi vedrete, si può potenziare. Noi pot io potenzio il più possibile tutti questi personaggi. Vedete com'è passata blu? E c'è sta, perché questo è il gioco. Questo è il gioco in questione. I potenziamenti. Sì, ma io faccio così perché così ho un sacco di personaggi. Lo so, uno dirà: ma scusa, i tuoi livelli comunque sono bassissimi di questi personaggi. Lo so, non li ho mai non li potenzio subito tutti perché sono tutti di livello 1, però li sto potenziando, diciamo, come capacità in generale. Vedete? Io potenzio così. Poi dopo, quando li livello, diventano stra OP. Però per il momento mi baserò solo con i potenziamenti a loro di capacità. Poi dopo, il livello li porterò al 30 magari e possono diventare ignorantissimi. Cioè, almeno questo è il mio scopo, il mio obiettivo. Ad esempio, lui è forte e lo voglio livellare. Sta solo a 5. Vabbè, 35. Ma mi conviene livellare, raga. Mi conviene. Considera che dovrei portare a questi a 4 stelle. E non è facile, eh? Non è affatto facile portarlo a 4 stelle. Dove hai fatto tu? Ah, no, non abbiamo fatto tutto. Ma abbiamo un'altra cosa simpatica da fare. Potrei fare fino a 24, potrei aspettare di ottenere qualche ritammezzatore qua, come cacchio si chiama in più, però in questo caso preferisco sbloccare ora qualche personaggio. Ok, andato. Oggi proprio. Ah, avevo visto una cosa che mi serviva, aspetta. Ci sono le offerte di cui. Ci sta il coso gratuito da prendere, assolutamente. Oh, questo lo prendo subito. Sì, perché almeno posso livellare qualche personaggio, tanti soldi ce li ho. Se si giocano bene questi giochi, raga, si può fare un sacco di bella roba. Intanto qua mi sa che non c'è niente di interessante per me. No. Bene, possiamo. Vedete quanta roba sto sbloccando. Oh, che bello. Ora vado qua. Oh, abbiamo finito, eh? Finalmente abbiamo finito. Sì, perché. Oh, 37. Sì, perché se potenzio lui, raga, è la cosa migliore. Lui è una torre. Se vedete, ha lo stemma torre. Poi l'Ebro Gems è un attaccante. Bugs Bunny è un attaccante. E quell'altro è il primo Bugs Bunny, quello dei Looney Tunes. Squadra dei Looney Tunes di Space Jam 2. Se vedete, ha lo stemma del curatore, quindi il team puoi fare sempre da 4. Quindi quando tu fai un team da 4 significa una sola e unica cosa, che devi fare un supporter, per intenderci, un supporter. Oh, guardate le missioni, dobbiamo sbloccare Lola Bunny, raga. Però prima di sbloccare Lola Bunny noi dobbiamo sbloccare alcune cose. In questo caso facciamo questo. Vedete? Io sto cercando di sbloccare questi personaggi perché sto disgraziato di gioco ti dà delle missioni per sbloccare Lola Bunny in tanti modi. Essendo che noi, guardate quanto abbiamo di esperienza di potenza squadra contro la nostra squadra avversaria, che hanno 8000 di potere di squadra, di danno, noi abbiamo 12000. Ma vi faccio vedere come funziona il gioco. Allora, ecco la dinamica, cioè mo mi avete visto come io ho potenziato e gestisco sempre il team. Mo lo faccio in automatico. Mo l'Ebro Gems è un attaccante, si potenzia. Bugs Bunny attacca spesso buona parte dei casi, a volte può fare un doppio attacco. Ognuno ha determinate abilità, tecniche di attaccare tutti quanti o non, chi cura, chi non cura, chi fa danno, chi fa crea status agli avversari o agli alleati. Ecco, lui ad esempio, fantastico, stordisce, quindi può
far perdere un turno a un avversario? Bugs Bunny, ecco qua, quando cura. Bellissimo. Ecco qui. Ha curato. Mo, che cosa fa la torre? La torre potenzia a difesa di tutti, sbarra, attira l'attenzione dei nemici su di sé. Quindi cosa significa? Che per esempio l'Embrogemus è fantastico perché aumenta l'attacco, aumenta precisione, quindi è pericoloso, insomma, quindi grande per lui. Sì, lo so, potevo far vedere quello che avevo sbloccato perché cioè, ho cliccato, scusatemi. Non dovevo, tecnicamente. Oh, eccoci qua. Lo rifacciamo, tanto dobbiamo affrontarli per forza. Il mio scopo è abbattere più nemici possibili per guadagnare punti, perché è un torneo alla fine quello che sto facendo. Vedete? Sempre la stessa dinamica. Mo' ho messo in automatico, perché così parlo senza farvi vedere, senza che mi metta a giocare. Vedete? È sempre un combattimento a turno. Questi giochi mi sono sempre piaciuti, e con i Looney Tunes è qualcosa di fantastico. L'unica cosa che ve l'ho portato perché io voglio sbloccare Lola Bunny, raga. Voglio sbloccare Lola Bunny. Quindi dopo questo combattimento faremo un altro video. E dicevo che questa era parte 1. Mo mancherà la parte 2 che lo vedrete la prossima volta. D'accordo, raga? Oh, vedete che cosa ho sbloccato? Tanta roba, no? Bene, raga. Qui del 38. Al prossimo video passo e chiudo.